Buonasera a tutti e benvenuti. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sagido, la Via dell'Airone, con sede in Idro, vi mostrerà questa sera, grazie ai suoi allievi e all'istruttore Michele Nicola, cosa si apprende nei nostri corsi, attraverso una breve esibizione. Iniziano l'esibizione i nostri giovani allievi attraverso un percorso dinamico. Come vedete, questo particolare metodo di allenamento stimola i bambini alla percezione delle proprie capacità motorie, abitua il corpo al recupero dell'equilibrio nei vari movimenti suggeriti dalle prime elementari tecniche. Attraverso queste capriole volontarie e causate dai compagni di allenamento si creano il gioco e la socializzazione. La respirazione, la concentrazione, la ricerca dell'uso del proprio corpo si fondono in modo da ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Queste basi sono il bagaglio necessario per apprendere la grande varietà di tecniche che Rojutsu offre. La nostra disciplina si pratica dai 5 anni di età. Questi che state vedendo ora sono i nostri atleti più giovani. Eccoli qua, bravissimi! Un applauso, forza, incoraggiamo i nostri atleti, bravi! Proseguiamo la nostra esibizione attraverso delle prime tecniche e un semplice gioco con il pallone. State vedendo ora Andrea e Manuela, Neva ed Andrea, Alessandro e Daniele. Eccoli qui, i nostri giovani atleti, attraverso il gioco e tecniche eseguite in maniera ludica, lasciano spazio all'allenamento associato alla fluidità del movimento e si abituano a reagire nell'immediatezza, divertendosi. Questo permette loro di raggiungere il traguardo successivo, dove il gioco lascerà sempre più spazio alla maturità della tecnica. State vedendo le prime semplici tecniche contro tecniche, eseguite da Andrea e Neva con l'utilizzo del pallone e dagli altri compagni a corpo libero. Bravissimi i nostri giovani allievi, bravi, bravissimi! Eccoli qui, velocissimi, Andrea, Ilari, Mirko e Riccardo. Vi presenteranno delle prime tecniche. Nei nostri corsi si pratica il Rojutsu. Questa disciplina è stata fondata dal maestro caposcuola Ottorino Mombelli. È una disciplina fluttuante basata su tecniche precise, modellate e trasformate di volta in volta in base alle esigenze e gli obiettivi prefissati. I 10 elementi chiave che pongono le basi di questa disciplina sono la respirazione, la concentrazione, calma psichica, adattamento al luogo, intenzione, riduzione del rischio, tecnica, risparmio dell'energia, determinazione e controllo. Complimenti, bravi! Ecco qui, si stanno preparando ora alcuni dei nostri allievi all'utilizzo del bastone lungo. Vediamo il saluto con il bastone lungo. Saliranno ora sul tatami Morena, Tommaso, Sara, Eleonora, Emanuele, Andrea, Anna e Nicola. State ora vedendo come i bambini si approcciano all'uso del bastone lungo attraverso l'esecuzione di semplici tecniche.
l'utilizzo del bastone porta a una consapevolezza diversa del proprio corpo. L'allievo apprende le proprie capacità motorie in maniera più ampia. Notate con quanta tranquillità e disinvoltura i nostri atleti si approcciano all'uso del bastone. Vedete ora eseguire il semplice esercizio di allenamento della schermaglia che serve ai bambini per imparare il movimento e la fluidità dell'utilizzo di questo attrezzo. Bravissimi, veramente bravi! Un applauso, forza! Ecco qui, l'istruttore Nicola posizionerà ora dei giovani allievi che faranno da ostacolo ai compagni più grandi. Vedremo fra pochissimo le capriole in lungo. Uno dei primi insegnamenti è quello di preservare il proprio corpo, imparando a cadere con delle capriole. Questo serve per avvicinarsi a quelle che più avanti saranno delle vere e proprie controtecniche. Vedete Gaia, Karim e Sara come con agilità e fluidità superano i loro compagni che in questo momento stanno facendo loro da ostacolo. Queste capriole servono... I nostri atleti apprendono questo metodo in maniera divertente, con lo studio delle capriole, e scavalcano ostacoli, aumentando così la propria sicurezza e la percezione del proprio corpo nello spazio. Bravo Karim! Brava Sara! Bene Gaia! Ecco qui, siamo arrivati a 6 bambini. Bravo Karim! Brava Sara! Bene Gaia, un applauso, forza, incoraggiamo i nostri allievi! Ora vediamo 7 ostacoli. Bravissimi, un applauso, superati con grande facilità dal nostro Karim. Ancora un bambino, sempre più difficile. Bravissimo! Bene! Continuiamo la nostra esibizione con i nostri giovani ragazzi che effettueranno delle tecniche libere. Stiamo per vedere Nicola, Emanuele e le loro compagne Sara ed Eleonora. Questi giovani atleti vi stanno mostrando delle sequenze nelle quali viene dato largo spazio alla fantasia, alla creatività e alla dinamicità. State vedendo evoluzioni delle prime semplici leve e proiezioni effettuate con armonia e spensieratezza. Nicola ed Emanuele hanno utilizzato il bastoncino corto, mentre Sara ed Eleonora stanno continuando il loro esercizio a corpo libero. Vedete con quanto rispetto del compagno e con quanta intesa fra i due che sono in questo momento sul tappeto. Bravissimi! Bravi! Bravissimi! Benissimo! Un applauso! Si stanno preparando ora Karim, Francesco, Tommaso e Gaia.
in queste tecniche libere che gli atleti vi stanno mostrando. È fondamentale saper rotolare, cadere, cedere, spostarsi. Vedete come sia importante liberarsi da una leva con uno o più compagni? Tutto questo fa parte del bagaglio di base, che passerà nel corso del tempo da un aspetto ludico a un approfondimento e una rielaborazione personale. Bravissimi! Abbiamo ancora una coppia di ragazzi, Francesco e Roberto. Vi stanno mostrando delle tecniche di sbilanciamento, tecnica contro tecnica. Molto bene, bravissimi. Passiamo ora alle sequenze degli adulti. Gli allievi che vedrete fra pochissimi istanti hanno iniziato in età adulta. L'insegnamento è stato trasmesso attraverso tecniche più appropriate, dando all'allievo la libertà di modellare le tecniche, personalizzandole in base al proprio livello di preparazione. Ecco qui, stanno per salire sul tappeto Tatiana e Laura. Vediamo Laura con l'utilizzo del bastoncino corto e Tatiana a corpo libero. Vedete come una donna che ha appena iniziato da poco a seguire la nostra attività riesce a togliersi da queste situazioni che la compagna le propone. Questa è una serie di semplici tecniche e controtecniche con e senza bastoncino corto. Bravissime, bravissime, complimenti. Un applauso, forza alle nostre allieve. Ed ora è il momento di Tullio e Vincenzo. Vediamoli nella loro esibizione. Anche questi allievi, che si stanno esibendo in questo istante, hanno iniziato a frequentare i corsi qui alla Sagido da pochi mesi. Vedete come abbiano già preso un semplice bagaglio di tecniche e controtecniche? Stanno effettuando tecniche di sbilanciamento a corpo libero. Iniziare è semplicissimo, iniziare questa disciplina anche in età adulta, in quanto le tecniche vengono modellate in base al corpo del praticante. Bravissimi, bravissimi, veramente bravi. Ora è il momento di Ivan e Massimo, i quali si esibiranno con il bow, ovvero il bastone lungo, costruito in legno o in bambù. Vediamoli nella loro esibizione. Eccoli qui, Ivan e Massimo. Potete notare come nell'utilizzo del bastone lungo le distanze fra i due atleti aumentino per lasciare spazio a una movimentazione sempre più ampia. Ivan e Massimo stanno eseguendo una serie di tecniche e controtecniche, tutti e due attraverso l'utilizzo del bow. Vediamo come ora Ivan e Massimo stiano proseguendo
a corpo libero nel Rojutsu, iniziare una sequenza a corpo libero e proseguirla con altri attrezzi o continuando a mani nude, sia proprio la normalità, in quanto è una disciplina senza schemi, adattabile ad ogni situazione. Continuiamo ora la nostra serie di esibizioni con Alice e Andrea, i quali vi stanno mostrando una sequenza con il bastoncino corto. Anche questi allievi hanno iniziato in età adulta. Vedete come usare le mani nude o qualsiasi altro attrezzo non sia assolutamente un problema. Andrea e Alice vi stanno mostrando una situazione con il bastoncino, adottando tecniche più mature e complesse. Vediamo anche qui semplici leve. Bravissimi! Concludiamo ora la nostra serata attraverso un'ultima esibizione, nella quale vedremo l'istruttore Sagido, Nicola Micheli, con Ivan ed Andrea. Ecco qui, state vedendo Nicola, l'istruttore della Sagido, divincolarsi da tutte le situazioni presentate dai suoi compagni, Andrea e Ivan. Nicola si divincola da queste situazioni applicando le svariate tecniche di Rojutsu, dove la volontà, la determinazione e la concentrazione si fondono in un unico moto continuo ed armonico. Vedete, i compagni Ivan e Andrea ora hanno preso il bastone lungo e bastoncino corto, e questo per Nicola è totalmente influente. Vedete come le tecniche siano più mature e sempre più determinate. Bravissimi, un applauso, concludiamo la nostra serata. Un grandissimo applauso a tutti gli atleti. Ecco qui, tutti pronti per il saluto finale. Concludiamo questa serata ringraziando il fondatore e caposcuola, maestro Ottorino Mombelli. Ringraziamo l'istruttore della ASD Sagido di Idro, Micheli Nicola, e tutti gli allievi istruttori delle varie SD qui presenti questa sera. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e ricordiamo a tutti di seguire la nostra pagina sagido.com. Detto questo, buona serata a tutti e grazie. Anche noi, sei grande, mitico. Grazie, ciao.